Oggi vi racconto in anteprima la nuova Macan 100% elettrica. Cambia abbastanza sostanzialmente dal punto di vista del design, prima di tutto perché diventa un SUV coupé. Cambia la linea, cambia la piattaforma perché è basata sulla piattaforma PPE del gruppo Volkswagen, che sostanzialmente è la stessa di Audi Q6 che abbiamo provato qualche settimana fa. Ve la faccio vedere un pochettino velocemente dal punto di vista estetico. Abbiamo, come vedete, il faro sdoppiato, abbagliante e anabagliante nella parte sotto, mentre i diurni con le frecce nella parte qui sopra. Molto importante questo muso, e abbiamo anche un bel frank da 84 litri, che comunque male non è e fa capire che è una piattaforma 100% elettrica, studiata per essere 100% elettrica. Le prese d'aria che qui sono attive nella parte sottostante, anche questo bel lip. Poi abbiamo le sospensioni pneumatiche in questa versione opzionali di serie solo sulle turbo, che ci aiutano poi ad alzare quello che è il livello della vettura. Nel taglio laterale abbiamo in questo caso dei cerchi da 21 pollici con delle gomme specifiche per essere ovviamente elettriche, e il taglio posteriore appunto con una coda spiovente un po' coupé, il classico faro di casa Porsche che si unisce da parte a parte. Oggi proviamo una versione 4, poi avremo a disposizione anche delle turbo e mi sa che guideremo una di quelle, però vi faccio vedere qui il taglio posteriore, che si differenzia anche un po' nelle versioni turbo, con delle prese d'aria anche qui nella parte laterale. Vi apro il bagagliaio per farvi vedere la sua capacità che su Macan non è mai stata record. In questo caso abbiamo 540 litri di bagagliaio, come vedete, che possono diventare fino a 1340 nel caso in cui andiamo ad abbattere i sedili in modalità 60-40. Qui sotto abbiamo il subwoofer, quindi non abbiamo sostanziale spazio se non magari per quelli che sono i cavi, che però possiamo riporre nel frank. Le versioni turbo perdono qualche litro perché evidentemente il motore posteriore è un pochettino più corposo. Come sempre sulla piattaforma PPE abbiamo da un lato solo la carica in corrente alternata, qui invece abbiamo anche l'alternata, ma anche la continua. Può caricare fino a 270 kW essendo ad 800 volt. Entro dentro nella parte posteriore per farvi vedere quanto spazio c'è. Beh, vi devo dire che non è male, anche se abbiamo il sedile impostato sulla mia altezza e anzi più indietro perché c'è l'easy entry. Ecco, forse per la testa sono un pochettino sacrificato, purtroppo, per questa forma ovviamente un po' coupé. Forse se non si avesse il tetto apribile la cosa migliorerebbe. Adesso salgo davanti che vi racconto com'è. Per quanto riguarda il pannello porta anteriore, così come nel pannello porta posteriore, manca il montante, cosa che sicuramente è un pregio da questo punto di vista. A me piace sempre molto. In questo caso non abbiamo i doppi vetri, che sono opzionali. A livello di finiture, vabbè, non ve lo sto neanche a dire che le finiture sono decisamente buone. Abbiamo tutti i materiali morbidi, questo nero lucido che, come sapete, io non apprezzo mai particolarmente. C'è una gommina, non c'è la mocchettina che va ad assorbire un po' quelli che sono gli urti, e il classico sedile Porsche tutto integrato con una plancia che riprende anche qui il family feeling della casa di Stoccarda. Mi siedo all'interno, lei si predispone, si accende senza che io vada a toccare assolutamente niente. Il display qui curvo da 12.3 pollici e altri due display da 10.9, il display del passeggero è quello che poi va a disattivarsi. Adesso non si può fare perché non c'è nessuno seduto sul sedile del passeggero. Io praticamente qui non andrei più a visualizzare quello che c'è all'interno del display. L'infotainment basato sulla piattaforma Android Automotive, anche se non sembra perché comunque a livello grafico riprende in toto quello che è il classico infotainment di casa Porsche, ha veramente un sacco di funzioni, tra l'altro anche un sacco di applicazioni di terze parti. YouTube su questo display funziona ovviamente solo quando siamo fermi a caricare, invece Spotify ovviamente continua a funzionare, ovviamente CarPlay, Android Auto di serie, i temi, le impostazioni di ricarica e le varie impostazioni della vettura, tanti e molto ben funzionanti. Poi vi racconto, sono i sistemi di assistenza alla guida con anche il classico bippettino con l'avviso acustico del superamento limite di velocità, che però io sono andato ad impostare andando semplicemente a premere il tasto personalizzabile qui. Dal punto di vista del display qui centrale non è niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto su tutte le ultime Porsche, a partire da Taycan, passando per la parte di climatizzazione gestita separatamente, cosa che apprezzo sempre molto. E qui abbiamo poi il vano della carica wireless con anche le prese USB di tipo C. Qui sotto un altro vano bello bello spazioso, due portabicchieri, e anche qui il vano, vedete, continua ed è passante. Da questo punto di vista abbiamo anche ovviamente il vano portaoggetti con il bracciolo. Il comfort dal punto di vista della seduta anteriore è veramente ottimo, come sempre adoro
i volanti Porsche, perché sono belli dritti, belli verticali, e sicuramente fanno la differenza da quello che è il punto di vista della guida. E a proposito di guida, direi che andiamo a guidare magari un giretto su questa 4 e poi proviamo la turbo. Prima presa di contatto con questa Macan 4 è la versione, diciamo, d'ingresso a 4 ruote motrici. È stata da poco inserita a listino anche la versione a 2 ruote motrici, che paradossalmente trovo decisamente intelligente. Perché? Perché non abbiamo tanta potenza in meno. Qui infatti abbiamo 285 kW contro i 250 della versione a singolo motore, però la versione a singolo motore in ciclo di omologazione, ma anche nella vita reale, va a percorrere tanta più strada. La batteria rimane sempre la stessa, 95 kWh netti, 100 kWh lordi, e andiamo a togliere immediatamente il bippettino della velocità e anche il lane assist, che però non è particolarmente invasivo. Tutti gli ADAS funzionano decisamente bene, abbiamo la guida assistita con il lane centering, che adesso in statale ha poco senso, in autostrada prima l'abbiamo provata e devo dire che comunque fa assolutamente bene il suo mestiere. Domani poi andremo a provare la versione turbo, meglio tra poco per voi, per noi domani, perché adesso ormai sta scendendo il sole. Però vi devo dire che anche in questa versione, diciamo, d'ingresso trovo una piacevolezza di guida davvero a Porsche, perché abbiamo il volante che è bello verticale, abbiamo le sospensioni pneumatiche che lavorano ovviamente in maniera incredibile, al netto del fatto che sono opzionali, nel senso che poi nelle versioni standard sono a controllo elettronico comunque, e abbiamo sempre le quattro ruote sterzanti che ci permettono un raggio di sterzata di 11 metri, che per una macchina lunga 4,80 m, beh, non sono per niente male. Adesso qui avanti vedo qualche tornante, vi faccio anche vedere come si comporta. Vi devo dire che comunque in assoluto è piacevole guidare. In autostrada ho notato qualche fruscio aerodinamico, soprattutto dagli specchietti, e un filino di rumore di rotolamento in più rispetto a quello che mi sarei aspettato, però abbiamo un ottimo comfort sia da parte di questi sedili sia da parte di tutta la vettura in generale. Se avete visto adesso, lo schermo di destra si è spento perché il collega che è qui vicino a me ha iniziato a tocchicciare e lui non mi fa più vedere quello che c'è all'interno del display, perché lui può guardarsi film, può fare le cose, e io posso continuare a guidare senza distrazioni. Tra l'altro nel display di destra si possono andare anche a collegare separatamente delle cuffie che gli potrebbero permettere di guardare dei film o qualsiasi altro tipo di cose in completa autonomia. Anzi, direi che poi la guida dinamica la facciamo domani sulla turbo, questo tratto di un pezzettino di città, un pezzo di autostrada e un pezzettino di tangenziale. Secondo me ci aggireremo attorno ai 20, con invece un po' più preponderanza di autostrada, tra i 20 e i 22 secondo me è il dato di questa prima presa di contatto. Poi mi riservo ovviamente di provarla in maniera più approfondita quando la proveremo appunto a lungo termine. Purtroppo oggi non possiamo sfogare i 430 kW di questa versione turbo, anche perché a 1100 Nm di coppia in overboost abbiamo l'asfalto un pochettino bagnato, quindi è meglio che teniamo i remi in barca, anche perché fa strada per davvero. Questa turbo secondo me è una soluzione veramente interessante se si vogliono andare a richiedere un po' più di prestazioni. Perché? Perché abbiamo un affinamento del telaio, abbiamo il differenziale posteriore al controllo elettronico, un motore diverso, un'elettronica di gestione completamente diversa. Tutto si riassume in una macchina che concretamente si guida in maniera completamente diversa, anche pur avendo la stessa scatola, per capirci, rispetto anche solo alla versione 4. Chi dice che è una Q6 ricarrozzata dice porcherie. Perché? Perché è stato fatto dai tecnici di Porsche un lavoro veramente importante dal punto di vista sia delle sospensioni che del posizionamento del motore, che di tante piccole o meno soluzioni che ci permettono di avere una dinamica di guida veramente impressionante. Basti pensare che all'anteriore abbiamo il doppio braccio oscillante. Avete presente quello che c'è sulle GT3? Ecco, sostanzialmente lo schema sospensivo è questo, ovviamente riportato su una macchina da 2500 kg, però che comunque i suoi quasi 600 cavalli li fa. È un oggetto che si guida in maniera decisamente piacevole e si sente che ha l'animo da vera Porsche. Oltre a questo è stato fatto un lavoro di riposizionamento del motore, che è stato portato a sbalzo della sua posteriore, non so se ve la ricordate. Tra l'altro un altro riferimento 911 sono questi passaruota veramente molto importanti, che sembra effettivamente di essere su una versione alta della 911, però il passaruota così bombato ci dà proprio l'idea di essere all'interno di una Porsche. Tra l'altro tutti i settaggi delle sospensioni a controllo elettronico, o meglio pneumatiche in questo caso, perché nella turbo sono di serie le sospensioni pneumatiche a doppia camera d'aria, che va a regolare singolarmente
compressione ed estensione in maniera separata. Vi ho parlato di un paio di cose di tecnologia perché qui all'interno dell'infotainment abbiamo tutta una parte di pianificazione del viaggio. Infatti se andiamo a mettere per esempio che vogliamo andare a Nizza, che ne so, siamo in mezzo alla Toscana, quindi c'è tanta strada da fare perché Roma forse è un po' troppo vicino, però ovviamente lui in maniera anche intelligente ci pianifica quello che è il percorso, che tra l'altro viene effettuato in maniera assolutamente confortevole e soprattutto con la possibilità di caricare a 270 kW le soste che servono per ricaricare, oltre ad essere più distanti, perché comunque con una batteria da 100 kWh un bel po' di strada se ne fa, fate conto che con questi consumi medi comunque si riescono a fare tranquillamente, secondo me, i reali 380-400 km in autostrada senza nessun tipo di sacrificio alcuno dal punto di vista della velocità, dal punto di vista della piacevolezza di utilizzo, quindi non siamo fermi a ogni 200 km per capirci. E poi appunto lui, con anche grazie anche al sistema Android Automotive, quindi un po' a quella che è l'intelligenza di base di Google, riesce a calcolare in maniera intelligente e fine tutte le varie tappe che dobbiamo andare a fare. Un'altra cosa molto interessante di cui non vi ho parlato è l'head up display in realtà aumentata, che io apprezzo sempre in maniera particolare. Devo dire che comunque una macchina da 2400 kg che si comporta in questo modo è veramente difficile da trovare, questo ovviamente grazie al sistema di quattro ruote sterzanti, al sistema di sospensioni pneumatiche che lavorano in maniera davvero Porsche. Adesso l'ho messa in modalità sport, lascio attivi i controlli perché comunque abbiamo tanta coppia e lei ovviamente a un certo punto si ferma. Se togliessimo i controlli lei lavorerebbe in maniera veramente incredibile. Adesso appunto non vado a forzare particolarmente la mano, però avere una macchina di questo genere che si muove in questo modo è veramente una cosa difficile da trovare, perché abbiamo il baricentro alto, tanto peso, sì tanti cavalli, però proprio una dinamica del veicolo veramente incredibile. Un'altra cosa che è stata secondo me affinata molto molto bene su questa Macan è il pedale del freno, perché come la tradizione delle vetture elettriche Porsche, Taycan in primis, non hanno voluto fare tutta quella che è la parte di guida one pedal, si va ad utilizzare praticamente sempre il pedale del freno, però ha un'ottima amalgama tra frenata rigenerativa e frenata meccanica, tanto che non si sente praticamente la differenza tra le due, e questa è una cosa che apprezzo molto. Certo, apprezzo meno la scelta di non avere la possibilità di avere la frenata one pedal, ovviamente il freno prima rigenera e poi frena meccanicamente, e tra l'altro può rigenerare fino a 250 kW di potenza al contrario, diciamo, quindi questo è un dato decisamente interessante, però il pedale del freno è stato tarato molto bene, quindi non sento particolarmente la mancanza del one pedal. Vi parlo di prezzi. Partiamo da 84.600 euro per la versione che secondo me come entry level è veramente molto intelligente, perché abbiamo batteria grande e singolo motore, quindi la massima autonomia, un WLTP di oltre 630 km, che quindi fa nettamente la differenza dal punto di vista delle percorrenze. Circa 88.000 euro di partenza per quanto riguarda la versione 4 che abbiamo provato ieri, che è un po' l'entry level invece a doppio motore. Questa turbo ovviamente iniziamo a parlare di cifre sopra i 120.000 euro, infatti parte da 121.200 euro. Come sapete nel mondo Porsche la possibilità di personalizzazione è tanta, fate conto che si possono scegliere fino a 60 combinazioni diverse di colori interni ed esterni, finiture e quant'altro, cosa che già questo vi fa capire quanto possono schizzare in alto i listini. Però stiamo parlando di una vettura sicuramente non per tutti, che però funziona in maniera veramente incredibile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova Macan elettrica e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!